Allora, oggi facciamo una pausa, diciamo così, dagli aspetti più tecnici del web. Con la scorsa volta abbiamo praticamente finito di parlare di HTML, CSS e eccetera. Voi mercoledì, come vi dicevo, farete ancora un laboratorio su Bootstrap, quindi ancora su CSS, ma su questo framework che poi andremo a utilizzare nel resto del corso, che ci semplificherà, speriamo, le attività. Prima di incominciare a parlare, fra 2 settimane a questo punto, della parte di Python e quindi della parte server side, dedichiamo la lezione di oggi appunto a parlare di qualcosa che non è tecnico, ma che ovviamente riguarda sempre un'introduzione alle applicazioni web e che riguarda il che cosa ci mettiamo come contenuti all'interno di un'applicazione web, come strutturiamo quei contenuti, che colori usiamo, che font usiamo, quindi tutti gli aspetti più relativi agli utilizzatori della vostra applicazione web, che sicuramente non vanno a vedere l'HTML, il CSS, il JavaScript o quello che fa Python, ma che vedono la pagina nel browser. Quindi questo è un'ora e mezza che dedichiamo all'interno del corso che è prettamente più tecnico, e giusto per darvi qualche indicazione, qualche concetto relativo a due macro aree di n che esistono su questo dominio, ma il corso è introduzione all'applicazione web, questo è introduzione a questi due concetti, uno che è quello che si chiama l'architettura dell'informazione e l'altro che è quello che riguarda il design, la progettazione visuale di un'applicazione, che nel nostro caso è un'applicazione soft, di un'applicazione web, ma può essere anche un'applicazione d'altro tipo. Noi ci concentriamo su, ovviamente, un'applicazione web. Allora, partiamo dall'architettura dell'informazione. Proviamo a definire le due parole separatamente. Cos'è un'architettura? Quali architetture conoscete? La CPU non è un'architettura, cioè sì, è composta, ha un'architettura al suo interno, ma di per sé è un componente, che può far parte di un'architettura, che può essere l'architettura di un calcolatore. Che altre architetture conoscete? Nel mondo, non necessariamente nel corso di laurea che state seguendo. L'architettura dell'edificio, no? L'architettura e chi sta facendo reti? Lì non c'è un'architettura anche lì? Quindi ci sono vari tipi di architetture. Queste sono tutte architetture specifiche di un dominio. Questa di cui stiamo parlando è l'architettura dell'informazione. Che cos'è un'informazione? Chi lo sa cos'è un'informazione? Non sono dati. Assomigliano ai dati, ma non è necessariamente la stessa cosa di dato. Un'informazione può essere distinta dal dato. Quindi fuoco. E ciò che si ricava dal dato, come può essere interpretato il dato, quello può essere già più simile a un'informazione, sì. Allora, innanzitutto parliamo di architettura dell'informazione nel suo complesso, poi andiamo a vedere anche l'informazione. L'architettura dell'informazione è anche una disciplina, è anche un lavoro, c'è qualcuno che sono architetti dell'informazione, che per mestiere gestiscono e suggeriscono e lavorano per applicazioni web, per applicazioni software, per vari tipi di applicazioni, aiutano a costruire un'architettura dell'informazione appropriata per un applicativo software, un qualcosa che debba fornire applicazioni, che siano informazioni, un qualcosa che debba fornire informazioni, che siano informazioni al pubblico, tipo un sito web, un'app, o informazioni anche in una intranet, quindi interne a una compagnia, interne a un'azienda, interne a un'università. Quindi non necessariamente qualcosa per il grande pubblico. E la definizione ufficiale, una delle n definizioni di architettura dell'informazione è questa.
la progettazione strutturale di ambienti condivisi di informazione, che non è una definizione particolarmente chiara o che dica molto di più, ma ci dà alcuni parti per far capire che cos'è l'architettura dell'informazione. Innanzitutto è una progettazione strutturale, quindi sistematica, e non di informazioni, diciamo così, a uso e consumo personale, ma condivise. Poi ovviamente uno può anche costruirsi e strutturarsi l'applicazione per le informazioni per sé, ma all'interno delle informazioni dell'architettura uno non lo fa per consumo personale, ma lo fa perché deve condividerlo con altri, di nuovo con altri pubblico, con altri un gruppo di persone, in ambienti tipicamente software, ma comunque ambienti di quel tipo. E in più particolare è una combinazione di queste quattro cose: di sistemi organizzativi, di etichette, di ricerca e di navigazione all'interno dei siti web e di applicazioni tipicamente software. Proviamo a capire la differenza tra queste cinque cose, quattro cose. Cos'è un'organizzazione? Cos'è un sistema organizzativo, secondo voi? Che differenza c'è tra un sistema organizzato e un sistema disorganizzato, per esempio? Ci sono delle regole da seguire, ci sono, qualcosa andrà in certi posti, ci sono degli standard, ci sono delle buone pratiche, è organizzato in qualche modo. Ricerca. Cos'è la ricerca? Cos'è la ricerca? Lo farete 87 volte al giorno. Cos'è la ricerca su un sito web o su un'applicazione web? Cercare un qualcosa, sì, però che la ricerca sia cercare mi sembra, come dire, ovvio. Diamogli un altro verbo che non sia cerca o ricerca. Qual è lo scopo della ricerca? Trovare un'informazione. Trovare un'informazione che... Perché cerchi? Perché se vai su un sito... Sì, no, quello però è una ricerca su Google. Apri un sito, immaginate un sito a caso che voi volete. C'è un campo cerca, voi usate quel campo cerca perché? Sì, ci serve una specifica informazione che non si trova, che non è lì, che non è immediatamente visibile, perché se fosse lì non la cercheresti, ci cliccheresti sopra o la leggeresti, no? Cerca, che ovviamente è un componente, perché non tutte le informazioni possono essere facilmente ritrovabili, presenti. Perché non tutte le informazioni possono essere immediatamente visibili? Perché lo schermo è limitato, va bene. E questo ci porta alla navigazione, però poi torno su questa domanda. Cos'è la navigazione di un sito? Girare tra le pagine, quindi muoversi da una pagina all'altra, in realtà sono i percorsi di navigazione, cioè dato un punto di partenza e un'informazione che sta sulla pagina X, come arrivo alla pagina X? Quali sono le operazioni per arrivare alla pagina X di navigazione? Ora torniamo alla ricerca. Perché ho bisogno della ricerca e non mi basta la navigazione? Perché a volte ci sono tante informazioni e quindi non è detto che si riesca, o appunto, magari perché la navigazione è una navigazione che ci vogliono 8 passaggi per arrivare all'informazione, quindi cercare è più rapido. O magari perché non sappiamo dove andare a cercare, perché magari l'informazione è molto specifica, molto puntuale, e siamo su un blog, ci sono 100.000 post, sì, possiamo fare avanti, avanti, avanti fino a che non arriviamo e leggerceli tutti, però col cerca otteniamo più rapidamente quell'informazione, che in questo caso sono troppe informazioni e non sono ben organizzate, perché tipicamente un blog, usiamo questo come esempio, è organizzato magari in categorie, però sono macro temi. E l'architettura dell'informazione quindi si concentra su questi quattro aspetti e si concentra su questi quattro aspetti sia prima di fare un sito, un'applicazione web, sia se il sito, l'applicazione web esiste già e aiuta chi deve fare un sito, quindi il committente di un sito, un'applicazione, a organizzare le proprie informazioni nel modo migliore, in modo che le persone che devono utilizzare quel sito le possono, o quell'applicazione, le possono trovare in maniera efficace, efficiente e rapidamente, e quindi si
concentrano sia sul rendere le informazioni trovabili, ma anche sul rendere le informazioni comprensibili. Quindi non solo trovare un'informazione, rendere evidente che quell'informazione è lì, cliccando su questo menu, ma anche che quell'informazione, se un'informazione, per esempio, dedicata al pubblico generale, sia comprensibile al pubblico generale. Che il linguaggio utilizzato sia quello che tutti possono capire per il pubblico che deve leggere, capire quell'informazione. Per cui capite bene che se io ho un sito per avvocati, posso usare, che parla di leggi, posso usare una terminologia molto specifica, perché la mia popolazione di riferimento sono gli avvocati, quindi i termini li conoscono. Se io ho lo stesso sito che deve essere rivolto invece a un cittadino normale, magari non posso usare proprio tutti i termini che userei per gli avvocati. E non allo stesso modo, avrei bisogno di leggende, avrei bisogno di spiegare certi termini, perché non sono termini che uno conosce, che uno usa abitualmente. E quindi ovviamente non è solo trovare l'informazione che voglio, ma anche renderla comprensibile, e renderla comprensibile nell'organizzazione delle informazioni del sito. Quindi magari il testo è chiaro, ma la categoria a cui il testo appartiene è invece un termine molto molto specifico, che non mi aiuta, a me cittadino, a capire che cliccando su quel link vado nella pagina che contiene l'informazione che io sto cercando. Quindi la pagina è comprensibile, ma non tanto l'informazione. E qui c'è la definizione tra la differenza tra informazione e dato e conoscenza. L'architettura dell'informazione non è gestione dei dati, non è gestione della conoscenza. I dati sono fatti, sono le cose che mettereste in un database relazionale, quindi qualcosa di strutturato che vi permette di avere risposte specifiche a domande specifiche. Quanto è alto il Monte Everest? È un dato. Poi c'è la conoscenza, che detto in maniera non molto tecnica e ufficiale, sono le cose nella testa delle persone. E i gestori della conoscenza sviluppano processi, strumenti, incentivi per le persone a condividere queste informazioni, queste cose che hanno nella testa, questa conoscenza. E l'informazione è qualcosa che sta nel mezzo, è tra i dati e la conoscenza che le persone ha in una testa. E questo vuol dire che spesso quando si parla di architettura dell'informazione e di informazione in generale, non c'è a volte una risposta giusta, un modo giusto di fare le cose, un modo che valga per tutti, e quindi non è detto che ci sia la risposta più appropriata, la risposta alla domanda. Ci sono magari un set di risposte possibili per una data domanda. Dipende dalla conoscenza che le persone hanno in quel momento, dipende dai dati che si hanno a disposizione o che si possono recuperare. Quindi è qualcosa che sta nel mezzo. E anche perché l'informazione non è detto che sia un dato o sia collegata a un dato. Magari l'informazione è collegata con dei processi. Per cui l'informazione è relativa a dei passaggi di un processo, che non è un dato specifico, ma sono un insieme di cose. Quindi questa è l'informazione. E l'architettura dell'informazione tiene sempre in considerazione questi tre aspetti. Le persone, a cui il sito, l'applicazione, qualunque cosa sia, si deve rivolgere. Quali sono i contenuti, i dati, in un certo senso, e qual è il contesto in cui questa applicazione si trova. Quindi, sulle persone, sugli utenti di un sistema software, dovrebbe essere facile. Non è sempre così, ma dal nostro punto di vista dovrebbe essere facile sapere chi sono le persone a cui ci stiamo rivolgendo, o che vorremmo che fosse, quali caratteristiche hanno, che termini usano. Di nuovo, se stiamo costruendo un sito di leggi per il cittadino medio, chi sono le persone a cui ci rivolgiamo? Diamo delle caratteristiche a queste persone. Un sito di leggi, facciamo così, un sito, voi volete fare un sito in cui raccontate come
in cui raccontate come si programma in Python a dei bambini. Volete insegnare ai bambini la programmazione in Python. Definiamo i bambini. Come definiamo bambini? Dai 5 ai 12 anni. È un modo di definirli, va bene. Quindi dai 5 ai 12 anni. Quindi noi ci rivolgiamo ai bambini da 5 ai 12 anni. Il che vuol dire che qualcuno non sa leggere. Perché dai 5 ai 12 anni qualcuno non fa le scuole elementari, quindi non sa leggere. Se siamo convinti, abbiamo una serie di scelte, no? Che questa scelta ci porta dietro. Perché ai bambini di 5 anni tipicamente non tutti sanno leggere. Perché? Quindi dovremmo fare nel nostro sito molte animazioni, molte cose di un certo tipo, eccetera. Non mettiamo la documentazione di Python scritta così a un bambino di 6 anni. No? Perché falliamo nel nostro sito. No? Il dato c'è, come si fa un foro in Python. Però il modo in cui lo presentiamo ovviamente deve essere proporzionato agli utenti. Ok, 5-11 anni poi? 5-12 anni poi? Basta soglia d'attenzione, è un'altra caratteristica che vale in quella popolazione, ma non solo. Però in questo caso sì. Poi? In che lingua lo facciamo? Ai bambini, io ho detto bambini 5-11 anni, non ho detto bambini italiani 5-11 anni. In che lingua lo facciamo? Quindi possiamo decidere, dipende anche, ma possiamo decidere di farlo in italiano e quindi escludere, perché è quello che stiamo facendo, escludere qualunque bambino che non parla italiano. Siamo sul web, quindi in realtà è un sito accessibile a tutti, noi ci rivolgiamo solo ai bambini che parlano italiano. Esatto, dipende qual è il nostro obiettivo, esattamente. Quindi noi mettiamoci come obiettivo 5-11 anni, che fa parte dell'obiettivo, e parliamo di italiano. Che è una scelta, però è una scelta che porta con sé delle conseguenze. E, come spieghiamo? Voi sapete, datemi una definizione di ciclo infinito. Ciclo infinito. Un ciclo che non finisce mai. Ora, usiamo qualche parola che non sia compresa nel termine da definire. È un po' come cosa serve il cerca a cercare, no? Perché... Ok. È una ripetizione della stessa istruzione che non finisce mai. O di una serie di istruzioni che non finisce mai. Ok, è comprensibile a un bambino di 5 anni? Ok. Quindi tutto questo è un'informazione, un dato, è una conoscenza che noi abbiamo, che sappiamo descrivere, che se la diamo tra di noi ci capiamo, possiamo anche darla in maniera più complicata, però se andiamo a metterla, a pensare ai bambini di 5-12 anni, che parlano in italiano e che hanno una bassa soglia dell'attenzione, questa definizione è totalmente incomprensibile. Un po' come la definizione di architettura delle informazioni di prima, non è che parli molto come informazione. E questi sono gli utenti, quindi qualcosa da tenere in mente, a chi ci rivolgiamo. E il grosso problema nostro, ci sono dei designer qui? Voglio includere qualcuno? No. Il grosso problema, voi siete tutti ingegneri? Sì. Il grosso problema nostro dell'aula, almeno, e includo anche me, spesso, e che noi non ci pensiamo a questi poveretti, agli utenti. No? Noi pensiamo di più a, oh che figo questa cosa, facciamo più bella questo strumento, facciamo questo tool più efficace, aggiungiamo questa feature perché ci piace tanto. Poi magari non serve un tubo a nessuno, però a noi piaceva tanto. E quindi c'è, no? E, ora, no, quindi nel vostro resto della carriera e della vita, ogni tanto ricordatevi che fate un qualcosa che poi qualcun altro che non siete voi utilizzerà. E quindi tenete in mente gli utenti. Poi c'è l'altro aspetto, è il contenuto. Nel nostro caso dovremmo avere, nel nostro caso del sito di programmazione per bambini, dovremmo avere dei contenuti. Di nuovo, appropriati agli utenti, dovremmo raccogliere, scrivere contenuti, fare video per la soglia d'attenzione, fare audio, fare qualcosa per appropriato a quella fascia d'età. Cartoni, fumetti, eccetera. Quindi il contenuto che noi vogliamo offrire, che le persone che finiscono sul nostro sito vogliono cercare. Quindi usare anche lì termini, eccetera. E poi c'è il contesto, che è il contesto in cui nel nostro caso il sito si inserisce. Ora, nel nostro caso, se vogliamo fare un sito per dei bambini, lo facciamo non all'interno di un'azienda, non all'interno di un'organizzazione specifica,
Però lo facciamo all'interno di una cultura specifica, lo facciamo sapendo che un bambino tra i 5 e i 12 anni tipicamente sa nulla di programmazione. Quindi quello è il contesto in cui andiamo a inserirci, che è molto diverso se invece facessimo lo stesso sito per dei bambini che a 5 anni obbligatoriamente fanno un corso di programmazione in C. Sarebbe, va bene, poverini, però sarebbe un contesto totalmente diverso. Stessi contenuti, magari, stessi utenti, bambini 5 anni, cambia alcune caratteristiche degli utenti, il fatto che sappiano programmare, e cambia il contesto in cui si trovano. Così come se noi invece questo sito lo facessimo all'interno di una scuola, con bambini da 5 a 12 anni, quindi di una serie di scuole. Cambierebbe il contesto, perché magari questo sito sarebbe anche promosso dagli insegnanti, che non sono gli utenti finali del sito, perché non sono bambini, però farebbero parte del contesto e aiuterebbero a. Questo è tutto quello di cui si occupa l'architettura dell'informazione, cioè cerca di, non si preoccupa tecnicamente come metto il contenuto, non si preoccupa tecnicamente di come metto il video, di cosa c'è nel video, si preoccupa di, dato il contenuto, ti dico se il contenuto va bene, ti dico se il contenuto in quel contesto funziona, ti dico come organizzarlo e ti aiuto a organizzarlo al meglio per i tuoi utenti. Questo è quello che fa l'architettura dell'informazione in generale e che è un qualcosa che noi dovremmo comunque tenere a mente quando realizziamo un sito o un'applicazione web, anche senza entrare troppo nel dettaglio delle tecniche e degli strumenti per farlo, che esistono. Abbiamo detto che l'architettura dell'informazione si concentra su rendere le cose trovabili e capibili, abbiamo già fatto alcuni esempi, sul comprensibili c'è anche un concetto di, per esempio, somiglianza. Non solo somiglianza nel mondo fisico, ma anche somiglianza nel mondo online. No? Per cui, per esempio, se voi prendete 5 siti di università italiane, trovate delle somiglianze tra questi siti, anche se sono stati fatti da persone totalmente diverse. Perché c'è comunque un linguaggio comune, delle relazioni comuni, delle regole comuni, eccetera. Quindi questa è somiglianza che aiuta a una comprensione. Io, se io imparo in un certo senso come funziona, come trovare certe informazioni sul sito del Politecnico di Torino e poi vado a cercarle sul sito del Politecnico di Milano, sono più avvantaggiato rispetto a una persona che non ha mai fatto questo tipo di ricerca da nessuna parte e parte da un sito solo. Ho un po' di conoscenza che mi porto dietro quando visito l'altro sito, sfruttando anche le relazioni e le somiglianze di argomenti. E stessa cosa per trovare. Trovare può voler dire la ricerca, quindi dal campo di ricerca, ma può anche essere una ricerca che si chiama, in questo caso, qui c'è, esplorativa. Cioè so che quello fa parte di una certa categoria, vado non a cercare sull'intero sito, ma apro la categoria e navigo all'interno della categoria. Cerco, non attraverso la barra di ricerca, ma cerco. Ecco, tutto questo sono fattori che l'architettura dell'informazione tiene in considerazione. Ecco, e la regola d'oro quando quando finite su un sito, o quando progettate un sito, è, diciamo così, questa. Non fate pensare la persona che sta usando il sito. Questo c'è un libro intero che si chiama Don't Make Me Think, che è un libro breve, corto, ci sono anche dei fumetti, tante immagini tipo questa, quindi è un libro anche leggero da leggere, che si concentra soprattutto sull'usabilità, quindi sul lato utente, in un certo senso, però mostra, per esempio questa è una pagina di quel libro, c'è anche in italiano il libro, come un sito fatto non tanto bene, ha anche esempi positivi, chiaramente, viene interpretato da una persona. Ovviamente tutti questi passaggi noi li facciamo, ma li facciamo istantaneamente, non è che ci mettiamo a dirlo a voce, no? Però quando finiamo su un sito così, immaginate di finire su un sito così, da dove partite? Qual è la prima cosa da guardare? Perché c'è un po' di roba sparsa, no? Non c'è davvero una gerarchia, cioè c'è qualcosa di più importante dell'altro, forse questo è più importante dell'altro, perché è il titolo del sito. Però poi questo e questo, o questo qui sotto, hanno un legame, eccetera. Quindi, prima di tutto, potremmo dire, è abbastanza pieno. Da dove parto? Poi potremmo chiederci, questa è la navigazione? Oppure no?
E poi magari c'è un termine e diciamo, questo termine perché si chiama così? Che senso ha? Oppure vediamo qualcosa, tipo la faccia di questa persona, posso dire, ma posso cliccarci qui? Oppure no? È un link? Oppure no? No? Poi magari ci proviamo. Oppure ci sono due link che sembrano la stessa cosa. Perché sono due? Perché c'è un link che si chiama più informazioni e un link che si chiama ulteriori informazioni? Sono la stessa cosa o sono due link diversi che mi portano due cose diverse? E la risposta può essere entrambe, può essere sia la stessa cosa sia due cose diverse, ma me lo devo chiedere per scoprirlo. E tutto questo ovviamente fa parte dell'architettura dell'informazione, presentare informazioni, progettare siti web o applicazioni software in modo che non debba l'utente che noi abbiamo in mente, non debba stare a pensare come usare il sito, ma effettivamente usarlo. E uno degli strumenti più caratteristici dell'architettura dell'informazione, per quanto riguarda soprattutto la navigazione, adesso non andiamo in dettaglio sulle varie, i vari altri aspetti dell'informazione e dell'architettura, no, dell'architettura dell'informazione, perché ovviamente queste pagine si possono progettare facendo wireframe, come quello in questa immagine, quindi disegnando sketch di pagine in cui vado da una pagina all'altra, quindi progetto cosa ci metto nella pagina, cosa metto, dove metto cosa, il bottone, lo metto qui, lo metto, non lo metto qui, quanto è grande, il titolo, dove sta, come passo da una pagina all'altra, quindi cliccando su un bottone vado a un'altra pagina, apro un pop-up, cosa succede? E quindi dei prototipi di applicazione web, della progettazione di applicazione web, no? Come gli architetti o gli ingegneri edili o ingegneri civili progettano edifici prima di costruirli, prima di farli costruire, allo stesso modo per i siti e le applicazioni web bisognerebbe progettarli prima di implementarli. Quindi questo è un passaggio esplicito che parlo soprattutto agli ingegneri informatici, spesso non viene fatto, ma bisognerebbe. Quindi pensare a cosa metto prima di farlo. Ripeto, un po' come se un ingegnere civile va, dice costruiamo un ponte, senza fare calcoli, senza fare niente, poi ops, il ponte è crollato. Oppure appena ci passa una persona si crea un buco, perché non l'ha progettato o non l'ha progettato bene. Noi non, in informatica non facciamo crollare ponti, creiamo solo al massimo frustrazione alla gente non necessaria. E se usate il sito del Politecnico lo sapete. Uno strumento che è molto utilizzato, che forse è emblematico per la navigazione, sono le mappe dei siti, che si possono fare in vari modi, questo è un esempio. Le mappe dei siti mostrano in maniera schematica e anche in maniera documentale le informazioni come si naviga all'interno del sito e quali sono i termini eventualmente anche che usa all'interno del sito. Quindi guardando questa mappa, questa sitemap, noi potremmo per esempio dire che questo sito parla di opzione A, cibo, viaggi, perché c'è una tour page, c'è una budget tour, c'è una family tour, c'è una light life tour, viaggi. E come è organizzato questo sito? C'è una home page a cui si può andare a una pagina dei risultati della ricerca attraverso il campo cerca. Oppure attraverso un menu si può andare a queste pagine. Quindi ci sarà una navigazione che avrà introduzione, tour, budget tour, family, eccetera, eccetera. E a queste pagine ci si può arrivare sia dalla home page, da queste pagine, importante in un certo senso, si può tornare alla home page. Non è che arrivo a una certa pagina e poi non so più andare via da quella pagina, se non chiudendo il tab del browser. Che sembra ovvio, ma ditemelo dopo che avete fatto un'applicazione complessa, se vi siete ricordati di mettere il back a tutte le pagine. Oppure a queste pagine si può arrivare dai risultati della ricerca, oppure si può stare nei risultati della ricerca, perché magari ho 10 pagine di risultati della ricerca e quindi vado alla pagina dopo, quindi sto all'interno dei risultati della ricerca. Oppure posso selezionare, in questo caso, un dettaglio dell'informazione che ho cercato e quindi mi compare un'altra pagina informativa, una specie di versione lunga di quello che ho trovato.
a cui posso poi andare una delle pagine principali. Da queste pagine principali posso poi tornare alla index, oppure posso andare ai risultati della ricerca, che ci fa dire che ci sarà un campo ricerca accessibile da tutte queste pagine. E così via. Non ci dice che cosa c'è in queste pagine. Non ci dice che cos'è la photo page. Alcune cose possono... O non ci dice che informazioni ci sono nella pagina introduttiva. Questa non ce la dice. Ci dice come si arriva a ogni pagina del sito, o quantomeno alle pagine principali, e quali sono le azioni che vengono fatte. Ora, questo è un qualcosa per cui basta un pezzo di carta e una biro o una matita, ma è un qualcosa che, se qualcuno sta costruendo un sito, se voi glielo fate, o se voi volete comunicare com'è strutturato il sito, potete farlo e probabilmente praticamente chiunque riesce a comprendere com'è la navigazione del sito, senza doverglielo spiegare, anche se non avessero mai visto il sito prima d'ora, anche se non avessero mai visto il sito in generale. Quindi questo è uno degli strumenti, insieme ad altri, dell'architettura dell'informazione, forse il più popolare, perché permette di descrivere in maniera grafica la navigazione tra vari elementi, tra varie pagine all'interno di un sito o di un'applicazione, qualunque tipo di applicazione software, anche fosse un'applicazione mobile, in maniera semplice. E può anche far parte poi di una documentazione. No? Se qualcuno vi assume per fare le informazioni dell'architettura, voi vi fornirete una serie di documenti in cui dite le cose andrebbero fatte così. Poi magari c'è qualcun altro che le fa, non necessariamente voi. Però hanno della documentazione, hanno delle risorse per poterla fare in questo modo. Questo chiude il bignami sull'architettura dell'informazione, perché in un'ora e mezza dobbiamo dividerla tra architettura dell'informazione e visual design, che comunque è collegato con l'architettura dell'informazione. E che cos'è il visual design? Non è, o non è solo, o non è principalmente, rendere le cose belle esteticamente, perché ci vuole anche un po' di dote per rendere le cose belle esteticamente, ma è soprattutto quei tre elementi scritti nelle slide, quindi guidare le persone all'interno del sito dell'applicazione, quindi collegato tuttora, collegato comunque all'architettura dell'informazione, quindi la struttura della pagina, collegato anche al don't make me think, la struttura della pagina, quale oggetto è più importante dell'altro. Questi due titoli sono grossi uguali perché hanno la stessa importanza, oppure in realtà uno dovrebbe essere più piccolo. Le relazioni tra gli oggetti. Questi due link o questi due bottoni hanno due colori che sono uguali ma sono diversi rispetto ad altri due perché sono imparentati oppure no. Questo è qualcosa che possiamo descrivere da un punto di vista visivo, oltre che principalmente da un punto di vista visivo per un sito web, per un'applicazione. E allo stesso modo il design visuale può orientare le persone, mostrare dove andare, mostrare quali sono le cose che possono cliccare e le cose che non possono cliccare, per esempio. Quindi prevenire errori all'interno di un sito, prevenire frustrazioni all'interno di un sito. Quindi tutto questo è comunque collegato all'architettura dell'informazione, stiamo solo andando più in dettaglio su un aspetto che è l'aspetto visivo. E anche, vabbè, ovviamente fornire significato e uno stile specifico, no? Se voi dovete fare un sito in una banca, o un sito in un'università, o il sito per i bambini, che avete, non fornite lo stesso stile a tutte e tre, userete stili visivi diversi a livello del sito proprio. In generale, tutto questo si applica sia a livello cosciente che a livello non cosciente. E questo ovviamente, ripeto, non è che bisogna essere degli artisti per fare qualcosa di decente a livello di design visuale. E, punto. Ci sono una serie di regole, una serie di euristiche, una serie di buone pratiche, una serie di standard, tipo il menu hamburger che abbiamo visto l'altra volta, che non è che esiste solo in un sito, esiste dappertutto e quindi tutti abbiamo imparato a usarlo in un certo modo, e quella è una conoscenza che ci portiamo dietro, che ci permette di usare certe cose anche da un punto di vista visuale. Ora, guardiamo questo testo come base del design visuale.
Cosa dice questo testo? Cosa dice questo testo? Coinvolge testo, layout e colori. E poi parla di quello. Se voi lo vedeste per la prima volta, non lo, quali elementi vi rimarrebbero a colpo d'occhio? Lo sfondo nero. E poi c'è un blocco di testo tutto uguale. Così è meglio? Questo è lo stesso testo di prima, con degli a capo. Che già lo rende un pochino più, immediatamente appena lo vedete, lo rende un pochino più appealing rispetto al blocco di testo enorme che c'è qui. Divide almeno le frasi. Ti dice già che ci sono quattro frasi all'interno. Ce lo dice immediatamente, non è che dobbiamo pensarci 2 ore per capirlo, no? È quasi istintivo. Così. Questo è sempre lo stesso testo di prima, sempre lo stesso contenuto di prima, in cui quello che è cambiato, sempre questo sia a capo, in cui quello che è cambiato è che abbiamo aggiunto una gerarchia. Se invece di dire il visual design di base coinvolge testo, layout e colori, abbiamo reso testo, layout e colori titoli. Quindi se a colpo d'occhio guardate questo, che cos'è la prima cosa che notate oltre lo sfondo nero? Testo, layout e colori. Che sono i tre elementi di cui voi volete andare a parlare in questo testo, di cui chiunque l'abbia scritto voglia andare a parlare in questo testo. Così, anche sotto paragrafi, che qui venivano un po' persi. E questo è l'allineamento. Il fatto che abbiamo ristrutturato il testo, anche questo qua è diventato un titoletto, non è diventato. Però a colpo d'occhio riusciamo a vedere che questo testo parla di tre cose, testo, layout e colori, a colpo d'occhio, senza neanche perdere troppo tempo a leggerlo, e che tre proprietà o tre cose che hanno a che fare col testo sono gli spazi, fonte e l'allineamento. Poi sì, ci sono anche le definizioni, eccetera. Ora, questo è esattamente lo stesso contenuto di questo, ma questo a colpo d'occhio vi dice c'è uno sfondo nero e tante parole. Quindi questo fa parte del design visivo, del design visuale. Avere un contenuto tipo questo e decidere attraverso questi tre concetti, spazi, font, allineamento e layout, quattro, qui non ci sono neanche colori perché è in bianco e nero, che lo possiamo rendere più comprensibile a colpo d'occhio, fornendo le stesse informazioni. Certo, dobbiamo usare degli elenchi puntati, dobbiamo usare dei titoli, eccetera. Anche perché, e probabilmente lo sapete consciamente o meno, le persone non leggono i siti web. Non leggono. Voi potete scrivere quello che volete, ma non leggono. A volte neanche le slide, quando, prima di farti una domanda a qualcuno, ma questo è un altro discorso. A maggior ragione la gente non legge, la gente esplora visivamente il sito web, alla ricerca di quello che ha in testa. Quindi se uno va a cercare orario, uno va a cercare orario nel sito e quando lo trova grosso così, lo vede e allora va a leggere quello che c'è scritto sotto orario, no? Ma se non lo trova visibile così, non lo trova, non legge tutta questa pappardella di testo per cercare la parola che cerca, perché visivamente non colpisce. Ora, queste sono piccolezze, ma rendono un sito, un'applicazione da usata a non usata. Quindi sono piccole regole semplici che però ci permettono di cambiare la prospettiva che una persona può avere rispetto a un sito. Ora, non un sito, un'applicazione come faremo in questo corso, che valuteremo noi e quindi ovviamente rimane in casa, ma doveste fare un qualcosa per gli altri, commercialmente o meno, queste sono cose che volete tenere in mente, perché se fate qualcosa per gli altri vorreste che gli altri la utilizzassero questo qualcosa e non che non capissero come funziona e quindi nessuno lo utilizzasse.
Quindi gli ingredienti principali, per riassumere, sono questi tre: testo, quindi tipografia, layout e colori. L'abbiamo già visto per il testo, gli spazi e l'allineamento, e in parte il layout. Sul web, già lo sappiamo, i layout che vengono più utilizzati come tipi di struttura sono a forma di griglia. Già lo sappiamo perché abbiamo già diviso, no, la nostra applicazione, ad esempio, in un header, in una barra laterale, in una barra centrale, in un footer, che è tutto sommato una griglia. E Bootstrap anche offre una griglia per strutturare gli elementi. Non è l'unico, ma è abbastanza comune nel web. E poi ci sono i colori, col concetto di palette collegato. Ora, il testo, per fare un altro esempio, aiuta a definire una gerarchia di visibilità e di attenzione che dovrebbe essere corrispondere all'importanza relativa del contenuto che vogliamo mostrare. Allora, qui ci sono due esempi in italiano delle linee guida per la pubblica amministrazione, in realtà, per i siti e le applicazioni della pubblica amministrazione, che mostra un buon esempio e un cattivo esempio delle stesse informazioni, in questo caso la conferma di un pagamento. Perché questo è peggio dell'altro? Quali sono le caratteristiche di questo che lo rendono migliore dell'altro? A livello di testo, perché poi non cambia un granché a livello di colori, a livello di testo e di spaziamento, di spaziatura. Qual è la cosa che, quali sono le cose che a colpo d'occhio in questa, dove c'è la X, vedete? Poi, comune di Gallarate. Che per una pagina di pagamento non sono esattamente le cose più importanti. Sì, magari Mario Rossi sì, perché, però in questo caso Mario Rossi è la persona che è davanti al computer, quindi il proprio nome lo saprà bene. È più interessante che capisca che questa pagina serve per pagare. Quindi confermare pagare oppure annullare il pagamento. No, e vorrà sapere se l'esito del pagamento è andato a buon fine, se questa è una multa, se questo è qualcosa da pagare, ovviamente vuole pagarlo. No? Di qui qual è la prima cosa che si vede? Che alla fine è il titolo importante della pagina. Ora, c'è anche qui scritto conferma il pagamento. Non è che qui non c'è scritto, è solo che è molto più piccolo. Anche qui c'è scritto Mario Rossi, solo che non è un'informazione così essenziale il nome della persona che è davanti al computer, rispetto a conferma il pagamento. Anche il totale, qui è in grassetto, di qui no. Ha la stessa grandezza ma in grassetto, perché ovviamente il totale che vai a pagare è anche una cosa che non vuoi che una persona si perda, che sbagli, ma che paghi il corretto. Quindi questo è tutto fatto solo col testo. Ci sono animazioni, non c'è niente di, neanche tanto layout, perché è lo stesso layout in queste due cose. È solo cambiando il testo e due colori, di sfondo in questo caso, a creare una gerarchia, un'importanza. È un qualcosa che immediatamente a colpo d'occhio rimane. Stessa cosa qui. Questa è una vendita di una casa. Se voi dovete andare a comprare questa casa, quali sono le informazioni che vi servono? Le informazioni prima di tutto che vi servono per sapere voglio andare a vedere la casa oppure lascio perdere. L'immagine e il prezzo. Ora, tutte e due hanno l'immagine, qui il prezzo c'è scritto, ma è piccolo tanto quanto l'anno di costruzione, che può essere importante, ma se questa costa $750,000 e io non potrò mai permettermi una casa a $750,000, il fatto che è stata costruita nel 2012 o l'anno scorso lascia il tempo che trova. E l'altra informazione importante quali sono? Che di qua ci sono? L'agente immobiliare, perché se mi interessa avrò bisogno di parlare con qualcuno per andarla a vedere. E poi sinteticamente, invece di questo lungo elenco, hanno messo che è una casa che ha tre stanze e due bagni, tre stanze da letto e due bagni. Anche qui ci sono le stesse informazioni, ma qui gerarchicamente sono descritte meglio. E di nuovo, è solo questione di testo per la maggior parte. Prima di tutto il prezzo, le cose essenziali della casa, ha tre camere e due bagni, è troppo grande, troppo piccola, ha un giardino, beh, lo posso immaginare dall'immagine, ma posso andare a vederlo, posso esplorare un po' più, ma a colpo d'occhio voglio sapere quanti bagni e quante stanze ha. Voglio sapere il prezzo, voglio sapere chi devo contattare e il tipo, vabbè, e l'età in questo caso. Però, poi certo, anche l'indirizzo. Però ovviamente ha un livello di importanza minore rispetto alle altre informazioni, in primis il prezzo.
Perché? Perché gli utenti che tipicamente vanno su un sito di acquisto case hanno un budget e sanno quanto grande vogliono la casa. Quindi quelle sono le due informazioni che gli serve. Se una casa è fuori budget, sì, tanto bella, la posso guardare perché mi piacciono le foto, però finisce lì. Invece sto cercando una casa perché mi serve andare a abitare urgentemente da qualche parte e magari non perdo tempo a fare un tour di tutte le case sul sito, ma cerco qualcuna che sia nel mio range di prezzo e qualcuno che sia grande sufficientemente per me, per le mie esigenze, e poi anche il tipo della casa può essere un fattore che mi fa scegliere una casa oppure no. Questa è una casa indipendente, magari io voglio un appartamento, e allora questa l'escludo. O una casa semi-indipendente, mi va bene uguale. Oppure non mi interessa e mi interessa solo il prezzo e la grandezza. E allora questa riga la so per conoscenza, ma non è che mi serve a decidere. Non mi serve a capire la pagina, non mi serve a trovare le informazioni. Tutto questo, ovviamente, di nuovo aiuta l'architettura dell'informazione. E un sito web fatto bene, quantomeno facilmente riconoscibile, ha una struttura della pagina riconoscibile. Questo che sito è? Anche scritto, ma Google che cosa? La ricerca, chi dice l'home page? La ricerca, sì, da dove si inizia una volta che hai cercato qualcosa? Questo se voi doveste dire che cosa c'è qui, cosa c'è qui? C'è il primo risultato di ricerca. Ora, se questo non fosse Google, fosse Bing, la struttura è la stessa, più o meno. Ed è riconoscibile, i motori di ricerca hanno quasi tutti la stessa struttura, quella understandable che c'era prima dell'informazione architettonica. Per non disorientare, siamo abituati a vedere una ricerca fatta in questo modo, sappiamo che qui c'è il primo risultato di ricerca e ce lo aspettiamo così. Poi non sappiamo che cosa ci sia, quale sia la ricerca. In questo caso era una ricerca della prova Politecnico, con i suoi risultati. Non sappiamo cosa ci sia nella ricerca, però sappiamo che quella è un campo di ricerca. Quindi se voi doveste costruire il prossimo motore di ricerca, magari vorreste partire da una struttura che sia familiare a tutti, di nuovo, perché sia usato e sia usato senza problemi, senza errori. Questo non c'è scritto. Stack Overflow. Ma anche senza andare a Stack Overflow, senza sapere esattamente questo, è comunque un sito di domande e risposte in cui ci sono degli elementi scritti probabilmente da qualcuno. Questo è facile che sia una foto di profilo di qualcuno con il nome, l'username, eccetera. Poi qui c'è un'altra parte gialla che in effetti forse non sappiamo bene riconoscere cosa sia. Sì, Stack Overflow sono news, featured e blog. Però sappiamo che è un qualcosa che non ha a che fare col resto, perché è giallo e il resto è bianco. Quindi ci deve essere una differenza. Sarà in evidenza, sarà importante, sarà meno importante, comunque è diverso. E questa sarà una sorta di navigazione, insieme a questa. E questo è un campo di ricerca, lo riconosciamo anche senza leggere il contenuto. E poi ovviamente lo è. E le convenzioni a cui siamo abituati e che usiamo, magari senza pensarci, in realtà sono quelle cose che ci aiutano a riconoscere la struttura. Il fatto che nei siti ci sia una navigazione in alto è un qualcosa a cui siamo abituati. E quindi quando vediamo qualcosa in alto, l'associamo immediatamente alla navigazione. Non l'associamo al primo posto di un blog. Stessa cosa se vediamo una cosa del genere. Questa è una pagina in cui ci sono degli oggetti che potrò esplorare, comprare, analizzare, aprire, eccetera. Mi aspetto che sia così. Mi aspetto che se vado su un sito in cui mostro degli oggetti veda la foto con sotto la breve descrizione. Non mi aspetto solo le foto, non mi aspetto solo la descrizione, non mi aspetto un elenco puntato di titoli. Mi aspetto di vedere una cosa così. Che non vuol dire che sia la scelta migliore possibile, ma è la scelta a cui siamo abituati. Quella maggior parte delle persone è abituata. Quindi per partire, andare su un qualcosa noto e di convenzione aiuta a evitare errori e aumentare la familiarità. Poi le cose possono evolvere nel tempo, ma per partire
utilizzare le convenzioni che esistono, tipo il menu hamburger, che abbiamo visto l'altra volta, che non è una grande idea, ma è comunque non come nome, ma come funzionalità in sé, ma che è comunque usato, ed è usato tantissimo, è qualcosa che ci aiuta a riconoscere che cliccando su quelle tre righette comparirà un menu. E non è che ce lo devono scrivere a fianco, clicca qui per vedere un menu. Lo sappiamo perché l'abbiamo visto così tante volte che abbiamo imparato che lì c'è un menu e non devono più dircelo. Quindi quello che abbiamo imparato dagli altri siti è un qualcosa che portiamo sui siti nuovi e andiamo a ricercare i pattern che sono in comuni ai siti nuovi. Nel visual design ci sono una serie di principi che vengono dalla psicologia in realtà, che andiamo velocemente, giusto per dire che esistono, che si usano, che sono tuttora utilizzati, nel layout soprattutto, che riguardano, che si chiamano principi di Gestalt, come le persone vedono e interagiscono sugli oggetti. Ce ne sono una serie di principi, non sono tutti, ce ne sono alcuni. Per esempio il fatto che noi cerchiamo per elementi stabili, cerchiamo pattern tra gli elementi e le cose in primo piano ci colpiscono di più rispetto alle cose in background. Oppure l'esempio classico di questo principio è quando voi vedete un oggetto quando avete un'immagine e potete vederla sia, non so, una mela con una faccia, col profilo di una faccia in una parte. Voi potete vedere sia la mela e ignorare la faccia, o il volto e la faccia e la mela è solo il contorno. No? Questi tipi di anche illusioni ottiche, in cui in base a cosa guardi e su cosa ti concentri, vedi un oggetto oppure l'altro. Questo è il principio, questo qua, della figure ground, gestalt essenzialmente, sfrutta questo principio. E questi si possono sfruttare anche per, ovviamente, per i siti web, per le applicazioni, per il layout. Per esempio il principio di similarità, che poi sta alla base della griglia. Il fatto che nei siti ci siano pattern ripetuti. Il fatto che sotto la stampa ci sia immagine con a destra un testo, e poi qui ci sia di nuovo immagine con a destra un testo. Oppure che questi siano tutti oggetti ripetuti, non siano fatti in maniera diversa, dà una similarità. Indica che questi due articoli sono allo stesso livello di importanza, approfondimento, e questi tre, che sono qui, ne hanno una diversa da questi due, ma uguale tra loro tre. Questo è un principio di similarità. Non è un qualcosa che noi ci pensiamo, noi lo sappiamo che questi tre sono imparentati tra di loro e sono diversi da questi, sfruttando questi principi. Stessa cosa sulla prossimità, no? Gli oggetti più vicini saranno collegati tra di loro, in qualche modo. O sulla continuità, il fatto che ci sia step 1, step 2, step 3, se noi avessimo una freccia qui, cosa ci aspettiamo dopo? Step 4. Perché ci aspettiamo che ci sia una continuità nelle cose, così come qui, no? Nei suggerimenti di Amazon. Se schiacciamo sulla freccia, quanti suggerimenti ci aspettiamo compaiono? 5. Perché ce ne sono 5 e quindi nella pagina dopo ci aspettiamo che ce ne siano 5. Anche non avessimo mai visto quel sito prima, ce ne aspetteremmo 5. E ce ne aspetteremmo immediatamente. Per cui se schiacciamo qui non ne compaiono 5, ma ne compaiono 18, ne rimarremo un attimino sorpresi. Poi riusciremo comunque a funzionare, a lavorare, eccetera, ma romperebbe il principio di continuità che noi ci aspettiamo come dato. Quindi tutti questi elementi sono utilizzati per, a volte in termini positivi, a volte in termini non positivi, quindi per ingannare le persone, però sono sfruttati per fare anche, o dovrebbero essere sfruttati per fare anche dei buoni siti web, perché ci facilita la comprensione delle cose. E stessa cosa è il punto focale, no? Un qualcosa nella pagina che attira la nostra attenzione. Qui che cosa ci attira l'attenzione più di tutto? Il tasto rosso. Chi ha progettato questa pagina ha deciso che era importante che voi vedeste prima di tutto e aveste attenzione sul tasto rosso. Punto.
qualunque cosa sia, magari una cosa totalmente inutile, ma per loro non lo era. E infine, questo era sui fondi e sui principi che ci servono anche per l'allineamento. Perché prendiamo un esempio, questo non è un sito web. Questo, cos'è questo? È una qualche opzione di PowerPoint. È allineato? Sì, no, forse. Ho perso l'allenamento. Sì, è allineato abbastanza, nel senso che ho perso le righe di allenamento. Nel senso che tutte queste informazioni qui, salva automaticamente, salva informazioni, sono allo stesso livello di importanza e quindi hanno lo stesso allenamento. Questo mantiene l'ultima versione ripristinata, è spostato. Perché è spostato? Perché si riferisce a quello di sopra? E dove te l'hanno insegnato che si riferisce a quello di sopra? Perché te lo aspetti che sia così? Perché l'abbiamo imparato, l'abbiamo visto tante volte, in un elenco puntato, alle elementari, che siamo soliti. Se questo non fosse qui, fosse stato allineato di qua, insieme agli altri, ci aspetteremmo che non fosse collegato a quello prima, ci aspetteremmo che sia indipendente da quello prima. E questo è qualcosa che ci aspettiamo che di nuovo si sfrutta per creare questi collegamenti, senza dire questo elemento è collegato al precedente, lo sappiamo che è collegato al precedente. Questo è un altro esempio, in cui si vede che questi sono allineati tra di loro, perché ovviamente sono collegati all'attivazione di questa checkbox, così come questi, se voi andate a vedere le misure, sono, e questa è la documentazione Visual Studio, quindi è stato fatto apposta così, sono quando fate, Microsoft dice, quando fate una finestra di dialogo, l'etichetta, la prima etichetta, se avete una prima etichetta, deve essere distante 12 pixel da ogni lato. Non 13, non 15, 12. Perché 12? Perché poi la distanza tra i due campi di testo sarà 24, che è il doppio di 12, quindi proporzionato. E invece quando abbiamo un campo più ampio possiamo anche lasciarne 5 pixel. E sempre sul bordo 12, eccetera. Quindi mostra come le distanze, come il layout nelle applicazioni, non perché hanno deciso che 12 è un numero più bello di 13, ma perché se queste sono le loro linee guida, se voi fate un'estensione per Visual Studio Code e seguite queste, tutte le persone che avranno già usato un'estensione si aspettano di trovare quello stesso allineamento. Quindi non devono imparare a usare la vostra estensione, ma già visivamente sanno che questa è un'etichetta e la riconoscono al colpo d'occhio che la pagina è fatta così. Quindi per facilitare in un certo senso gli utenti sfruttando questi concetti di allineamento. Nulla vieta ad avere label 1 con l'etichetta di qua e la barra a sinistra, una a destra, una al centro e giocare. Tecnicamente nulla vieta, però poi diventa un pasticcio capire la gerarchia tra le varie cose. Quando parliamo di layout a griglia, in realtà parliamo di vari ingredienti, parliamo dei margini, di cui ne abbiamo già parlato, parliamo delle colonne e dei gutter, che sono gli spazi che possiamo creare tra le colonne, parliamo delle righe di base, che sono appunto gli elementi con cui costruiamo gli oggetti e gli elementi di spaziatura, che poi possiamo ripetere, e anche delle griglie di base, che sono i sottoelementi più fini che possiamo avere in un layout a griglia, se ci servissero, che per esempio ci danno la grandezza dei gutter o l'unità di misura per i margini. E questo per esempio è un esempio di layout su griglia che parte dal material design di Google, perché anche il material design di Google ha una struttura per il web, soprattutto, ma non solo, a griglia, anche per Android ha una struttura a griglia, in cui ci sono delle colonne, in cui c'è dello spazio tra le colonne e in cui ci sono i margini. E tutto, vedete, il menu hamburger, il sottoheader, eccetera, è alla stessa distanza dal margine. Non è disallineato. Quindi creando un'applicazione con Material Design ci troviamo il margine, ci troviamo una struttura a griglia e dobbiamo scegliere quante colonne possiamo usare. Poi il testo può ovviamente sforare su una colonna, ma deve iniziare all'inizio della prima colonna.
Stessa cosa Bootstrap, l'abbiamo già visto, è basato su un concetto di 12 griglie, ma non solo, material design e anche altri. E questo è un altro esempio di una griglia sempre con Bootstrap, l'abbiamo in parte già vista, che è responsive, quindi partendo dall'applicazione con dei margini e quattro colonne, è una qualcosa che sta su tutte le quattro colonne principali, possiamo andare restringendo a una su tre, a una su due e poi una su uno, manipolando il layout a griglia di conseguenza. E se voi guardate anche i siti che magari non usano Bootstrap o non usano Material Design, hanno comunque una struttura a griglia. Questo è il sito della stampa, ha una struttura a griglia. Ci sono tre colonne principali. Una che contiene le due immagini più grosse, una che contiene il titolo e questo testo, e una che è la colonna laterale. Poi ci sono anche immagini più piccole con un gutter all'interno della colonna. Perché qui c'è un altro gutter, e qui c'è uno ma non più piccolo, quindi all'interno di questa hanno creato un'altra griglia più piccolina, all'interno delle due griglie principali hanno creato uno spazio di tre griglie per accomodare questi elementi. E l'hanno anche alternato i tipi di righe, per cui prima ci sono righe fatte in un modo, poi c'è una riga fatta immagine più testo e colonna, poi c'è una riga fatta da tre elementi e la colonna, e poi c'è una riga di nuovo con immagine più testo. E qui sotto cosa ci aspettiamo che ci sia? Un'altra con le tre immagini piccole. Anche se non lo vediamo, ci immaginiamo che ci sia così qualcosa, ce l'aspettiamo di nuovo. E stessa cosa sta Overflow, che abbiamo visto prima. È comunque strutturata a colonne, non rigide come quelle che possiamo avere su 12 colonne, ma comunque gestisce lo spazio sempre allo stesso modo. Tutti questi sono allineati nella stessa colonna con la stessa spaziatura. E così via il resto. E fatemi vedere. E alcune linee guida, se dovete progettare, partite dal blocco di testo più lungo. Il testo orientato a sinistra è tipicamente più facile da passare velocemente a vista, che è il modo in cui le persone leggono i siti, e l'allineamento aiuta a capire, a rilevare i vari oggetti, i vari elementi nella pagina. Ora, guardiamo questo esempio, poi c'è tutta una parte sui colori, per cui il messaggio è non così, e questo sito esiste ovviamente, quindi non così. No? Quindi non esagerate, ma il messaggio principale sul colore è bisogna stare attenti, esistono delle palette, quando esistono delle palette, questa è la palette dei colori del Politecnico, che forse è stata aggiornata rispetto a questa slide, non ho controllato. Ci sono poi siti, per esempio, per verificare il contrasto, per generare palette, tipo queste. Ma il messaggio principale è quando progettate con i colori, prima di tutto toglieteli. Fatelo in scala di grigi. Se in scala di grigi funziona, allora vuol dire che i colori che avete scelto sono probabilmente quelli buoni. Se in scala di grigio avete dei problemi, o di lettura, oppure di riconoscimento, vedete qui c'è un pattern, in parte, che emerge molto di più in scala di grigio che non a colori. I primi due sono grigi, il terzo è bianco, poi grigi, bianco, grigi, bianco, poi ce ne sono altri N colorati. Perché? È una domanda che uno può farsi. E di nuovo, don't make me think, perché ce ne sono quattro colorati qui? E rompe il pattern. Magari c'è un motivo valido, però è così valido da far fare a qualcuno una domanda? Magari sì, perché è un qualcosa di importante e voglio concentrare l'attenzione lì, quindi è giusto che ci sia. O magari no. Però in scala di grigi tipicamente me ne accorgo molto prima, e anche su altri siti, questo ovviamente non è molto colorato come sito. Però vedete che per esempio questo bottone, che è blu, è simile a quest'altro colore qua, che comunque è blu anche in questo caso, e così via. Quindi non esagerate, se ci sono delle palette predefinite usiamo quelle, e valutate il contrasto. Ovviamente non vogliamo fare una cosa del genere, abbondando di colori, esagerando, ma dall'altra parte non vogliamo neanche fare uno sfondo rosso con una scritta rosa.
perché non è leggibile per buona parte della gente, magari in certi schermi sotto una buona luce si legge, ma ci deve essere un buon contrasto tra gli elementi in primo piano e gli elementi in secondo piano. Quindi bianco su nero, bene, nero su bianco, bene, nero su grigio, non bene. O è un grigio estremamente chiaro, che quindi sta verso il bianco, oppure no. Rosso su rosa, o rosa su rosso, esistono poi colori complementari, eccetera. Ma non esagerate, quelle, non so se ce ne sono ancora, ma fino a non troppi anni fa c'erano lezioni in cui c'erano quelle belle slide blu con le scritte sopra in giallo. Ecco, questo non è esattamente il contrasto migliore o la scelta cromatica migliore che si possa fare. Sono due colori complementari che potrebbero star bene, però ovviamente può anche scegliere qualcosa di un po' meno esagerato, diciamo così. Quindi contrasto, e qui ci sono tool come questo che vi dicono il contrasto se sono safe, quindi se c'è abbastanza contrasto tra un elemento in primo piano e un elemento in secondo piano, e in parte il contrasto lo vedete anche convertendo in scala di grigi. Perché se voi scrivete grigio su nero e fate diventare tutto in scala di grigi, vabbè, non grigio su nero, rosa su rosso e fate diventare tutto in scala di grigi, quello diventa nero e una qualche tonalità di grigio. Quindi se iniziate a non leggere più, vuol dire che quei due colori funzionano bene insieme. E poi, per motivi di accessibilità, il contrasto andrebbe messo molto pronunciato, quindi più verso bianco verso nero rispetto a anche sfumature che noi riusciamo a leggere tranquillamente, quindi mantenere un contrasto ampio tra il background e l'elemento in primo piano. E ci sono questi tool che vi aiutano anche a sapere se state scegliendo, tra cui questa è una palette di colori di Chrome, tra cui le palette di colori che sono fatte in maniera da prevedere, da suggerirvi quali colori usare, sono già contrastati opportunamente, che vi aiutano a evitare problemi di contrasto. E questo è un esempio che magari avete visto, se eravate qui nel 2020, o dopo, se dovete prenotare qualcosa, le lezioni, sì, magari l'anno scorso, o le sale studio, eccetera. Questo, da un punto di vista di colori, non è una grande scelta, per i motivi che sono scritti lì. Innanzitutto, nel momento in cui avete bisogno di una leggenda per i colori, già partiamo male, perché se devo avere una leggenda, perché questo non si capisce. Se questo non si capisce, forse andrebbe cambiato questo, non aggiunta la leggenda, primo. Ma facciamo finta che quello vada bene. Dopodiché, perché questo è un rosso più forte di questo, o questo blu è un blu più forte di questo? C'è un motivo? C'è un motivo? No, forse era carino così, estetica, però non c'è un motivo. E non è che se prenoto qualcosa diventa più rosso o meno rosso, no? Rimane. E perché qui, sì, quando ci metto qualcosa qua come diventa? Niente. Come niente. Quindi, perché vi sono messi a scegliere due colori diversi? Bastava uno, bastava fare tutto rosso, invece di sceglierne due. Che è anche un lavoro in più che devi fare, scelgo un altro colore. Però quello è il problema del perché ho scelto quel rosso. Che non è che. Questa, per capirci, questa è la palette di colore ufficiale del Politecnico. Okay? Qui non c'è nulla. Se vogliamo rifarci la palette, qui non c'è nulla della palette. Quindi questo rosso, questo azzurro, questo giallo e questo grigio con sopra la scritta nera sono scelti in maniera totalmente arbitraria, perché gli piaceva così allo sviluppatore. Che può andare bene con motivazione, ma a chi lo usa può far venire le domande, ho prenotato correttamente, sta funzionando tutto, eccetera. E questo è un esempio, uno dei tanti se vogliamo, non molto, in cui non è un grosso problema, perché alla fine non è che i colori impedivano l'utilizzo dell'applicazione, magari c'erano altri problemi, però è un qualcosa che alla fine ti fa dire perché quello è rosso, perché quello è blu, perché quello blu in realtà vuol dire che puoi ancora prenotarlo. Però qual è il colore che è associato al libero? Verde, che invece era il turno al quale tu sei prenotato. No? Quindi sono tutte cose che riesci a usarlo alla fine, però ti fanno chiedere, però perché questo è blu, non è verde? Cioè, lascialo perdere, don't make me think. Fanno pensare un pochino al perché sto facendo, perché è così?
invece di essere più immediato e quindi alla fine della giornata farvi risparmiare tempo, sforzo, eccetera. E l'ultima cosa sulle griglie, 5 minuti, questa sapete che cos'è? Non è più l'attuale, ma esisteva nel 2010, fino al 2019 era così. È il piano degli studi, in questo caso della laurea magistrale in ingegneria informatica. Fino al 2019 era così. Ci sono delle griglie? Sì, 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 perché tutto questo è allineato. Questo è il primo anno, il primo periodo, il primo semestre è allineato perché è all'interno del primo anno, eccetera. Ci sono delle cose che si possono migliorare? Lo sfondo, sì, questo fino al 2019 era così, ma questo è così, era così probabilmente dal 2000, sarà stato 20 anni così, quindi uguale, uguale, uguale. Non c'è? C'è il grassetto per precedere l'esame, ci sono queste etichettine messe qui tutte a caso, perché ovviamente sono attaccate alle le videocamere, perché sono in base alla lunghezza del corso, quindi se il corso ha un titolo lungo la telecamerina sarà in fondo, se il corso ha una parola la telecamerina sarà all'inizio, alcuni non hanno la telecamerina. La spaziatura, infatti fortunatamente nel 2020 l'hanno rifatto, che è la versione più simile a quella che avete, in cui hanno mantenuto le griglie, vedete, l'hanno addirittura messa in una tabella che aiuta anche a leggere. Perché qui quando state leggendo questo, Cabodi, a quale corso appartiene? No, dovete andare a mano e dire ok, era programmazione di sistema, no? Però non c'è una riga chiara su che cosa sia. Qui invece c'è una riga, è dello stesso colore, quindi è anche più facile visivamente vederlo. Tutte le concine le hanno aggiunto i concine, invece di averne una sola, l'hanno messo in questo campo note, che quindi soffre di altri problemi adesso rispetto alla versione prima, ma se qui ci fosse stato solo lo stato della videoregistrazione, quindi video registrato adesso, video registrato l'anno scorso o video registrazione non disponibile, poteva essere una colonna video registrato e quindi sì, no, attualmente, sì in passato, sì adesso oppure no. Come è stato fatto per l'orario con questo link. E qui quale problema c'è a livello di griglie di layout? Ce n'è uno. È un miglioramento di quello precedente, ma ce n'è uno. È inutile. Le note. No, guardiamolo, lasciamo perdere questo. Guardate solo questa parte qua. No, la deve essere così. Esatto, è quello la cosa che hanno peggiorato qui. Perché il primo corso ha lo sfondo bianco, perfetto. Il secondo corso, che è un corso diverso, ha lo sfondo grigio. E il terzo corso si chiama Oppure, ed ha lo sfondo bianco. Ah no, questo non è Oppure, questo in realtà, come diceva lui, è la versione, è l'Oppure che collega Computer Architecture con architetture dei sistemi di elaborazione. Quindi questo in realtà è lo stesso corso, è solo offerto in due lingue. Però messo così visivamente sembra che questo sia corso 1, corso 2, corso 3, corso 4, eccetera. Invece no, invece questi tre elementi andrebbero messi in un unico contenitore, perché in realtà è l'Oppure tra di loro. Cioè non è che, adesso io so come funziona, voi forse anche, no? Voi sapete che l'Oppure è l'Oppure tra architettura e computer architecture. Però uno vedendolo così potrebbe anche essere che questo Oppure si riferisca, io posso seguire Information System e Architetture, oppure Computer Architecture e Data Science, oppure, quindi come fossero oppure di coppie di corsi, perché è un altro modo di leggerlo, non c'è niente nella pagina che ci dica che non si legge così, lo sappiamo che è un oppure tra due corsi perché sono italiano e inglese. Però non c'è davvero niente che ci dica nella pagina questa informazione, perché questo è un miglioramento rispetto a quello prima, ma non c'è un raggruppamento ulteriore che ci invece avrebbe aiutato. Bastava, per esempio, scegliere che questo era bianco e tutti questi tre erano grigi, per esempio. E poi ricominciare con l'alternanza di colori, perché in realtà erano lo stesso corso in due edizioni. Quindi questo è un esempio di un miglioramento rispetto al passato, ma un esempio in cui i colori, in un layout a griglia fatto abbastanza bene, in cui la scelta di colore tra le righe può creare confusioni, può creare domande,
e poi devono generare risposte, eccetera, eccetera, invece di averle prevenute. Ok, questo chiude la lezione su il progettare con un po' di idee. Tenetele in mente semmai dovrete farlo, non tanto in questo corso, in quanto vi daremo noi esattamente che cosa dovete fare, però se avrete dei margini di libertà anche nel progetto per l'esame, cercate di non fare cose così, ecco, in generale. Ok? Buona serata a tutti.